Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù nel Tempio, mentre insegnava, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero: «Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose: «Vi farò anch'io una domanda, e se voi mi risponderete, vi dirò anche con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Ed essi riflettevano tra sé dicendo: «Se diciamo dal cielo, ci risponderà. Perché dunque non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo timore della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo perciò a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'egli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Bentornati e bentrovati a tutti all'appuntamento con la parola del Signore da Don Federico Picchetto. Siamo nella terza settimana di Avvento, abbiamo ieri cominciato a guardare questo Vangelo molto bello che ci ha accompagnato nella liturgia della Domenica, e vorrei oggi, col Vangelo che abbiamo appena ascoltato, fare un passo in avanti. In avanti perché? Perché ieri abbiamo detto una cosa che per me è importantissima, che il Signore non viene a dare risposte, certezze, ma viene ad aprire le domande. Questa cosa qua per me è verissima, al punto tale che quello che abbiamo ascoltato oggi, il Vangelo di oggi, fa proprio vedere come Gesù si arrabbia quando le persone non stanno di fronte alle domande che hanno. Noi possiamo avere qualunque tipo di domanda su noi stessi, sulle relazioni che abbiamo, sul mondo che ci sta attorno. Possiamo avere qualunque tipo di difficoltà, ma la questione, la vera questione secondo me, è non fuggire da queste domande. Noi invece tante volte puntiamo a risolvere le questioni presto, a dire velocemente andiamo avanti, passiamo oltre. E invece non è così. Cioè la questione della vita non è risolvere, la questione della vita è stare. La questione della vita non è mettersi di fronte alle cose e trovare il modo, come dire, di uscirne al più presto, ma capire quello che le cose ci stanno insegnando. Spesso noi abbiamo questa logica un po' performante, un po' aziendalista, anche rispetto alla Chiesa, no? Ci piacerebbe uscire dai problemi, come se l'uscita dai problemi fosse qualcosa di nostro potere. Noi possiamo stare nel problema, ma non fabbricare un'uscita. E la soluzione, tanto interessante perché deriva da solveo e vuol dire proprio quando la situazione si scioglie, lo scioglimento di una situazione arriva col tempo. Abbiamo fretta, a volte fretta verso il marito, la moglie, gli amici, verso i figli, ma la fretta non porta da nessuna parte, non è fondamentale per la soluzione di un problema, no? Invece in questo avvento il Vangelo ci invita proprio a ritornare ad avere rapporto con la capacità di stare dentro le domande che abbiamo. Io tante volte un po' le dimentico, un po' le fuggo le mie domande, no? E mi rendo conto che sono le giornate più aride. Le giornate in cui scappo da me sono le giornate in cui in fin dei conti sono più arido verso me stessa e verso gli altri. Ecco, mi sembra questo una cosa buona per questa giornata, no? Guardare le domande che abbiamo e provare non a rispondere, ma a sentire l'effetto che fanno dentro di noi. È questo che il Signore ci invita a fare. State di fronte a voi stessi e io starò di fronte a voi.